Parigi, nonostante abbia regolarmente partecipato alla tournée estiva in Asia con la squadra. Marco Verratti non raccoglie minuti in campo da inizio stagione e la sua avventura al Paris Saint-Germain può ormai considerarsi conclusa. Il centrocampista italiano non rientra nei piani del nuovo allenatore Luis Enrique. Secondo quanto scritto da Le Parisien, il tecnico spagnolo lo avrebbe confermato in modo chiaro e franco nei confronti del calciatore. Campione di Europa con la nazionale italiana a Euro 2020, non giocherai mai con me. Una chiusura totale, espressa tra l'altro davanti al DS del PSG Luis Campos che, non a caso, è al lavoro per trovare una sistemazione a Verratti. Ormai uno dei giocatori della squadra veterani. Verratti perde. LAL Ali punta su Calhanoglu. Verratti in Qatar, i numeri niente Arabia Saudita. Invece, per Marco Verratti, dopo i contatti con Al Ahly e Al Hilal, club che non sono riusciti a soddisfare le richieste del PSG. Nel futuro del 30enne centrocampista scuola pescarese e di vecchia passione per la Juventus, preferirebbe il Qatar LAL Arabi. Infatti, pagherà 45 milioni euro, bonus compresi, per il suo trasferimento. Ora si attende il sì del giocatore che non dovrebbe tardare ad arrivare. Vista la decisione di Luis Enrique di non coinvolgerlo nel suo progetto tecnico, sarai al centro di un intrigo di mercato.